Buongiorno a tutti, chi vi parla è Claudio Simeoni insieme a Francesco, ciao. Trasmissione Magia, Ciao a tutti. Stregoneria e Paganesimo. Parliamo di magia, di stregoneria e di paganesimo. Va bene, una delle trasmissioni molto seguite, dice Panorama della nostra trasmissione, in effetti è vero, ormai penso che sia una delle trasmissioni più seguite che ci siano qui nel Veneto, senza togliere niente naturalmente a nessuno, ognuno chiaramente piace a quello che lui fa, ecco. Bene, vi ricordo che sono Claudio Simeoni, il mio indirizzo è Piazzale Parmesano Otto Marghera, l'indirizzo dell'Istituto Mediterraneo di Studi Politeistica, se la postale 53 Malostica Vicenza. Firmare per la legge, il referendum sulla vocazione sulla fecondazione assistita, anche perché stiamo assistendo come sempre al tentativo proprio di cancellare questo diritto e la possibilità che le persone si esprimano. Logicamente questo viene fatto sempre in ossequianza ai valori cristiani della società, che sono valori sempre pericolosi. D'altronde abbiamo esempi continui di come il monoteismo in tutte le società, in tutte le culture, in tutti i paesi sia un danno, perché abbiamo proprio di attualità il fatto che in Israele il pericolo non è tanto del terrorismo, ma che quanto qualche rabbino possa lanciare delle condanne a morte per uomini politici della sua stessa appartenenza, e che la polizia sia costretta a rincorrere fanatici religiosi che invitano, incitano gli altri ad uccidere uomini politici. Uomini politici di cui io non condivido né la politica, né la tendenza, né le cose, però non penso che gli scontri politici possano risolversi con le minacce di morte. Danno temi religiosi. Esatto. E soprattutto la polizia considera più pericolosi questi che i ventati pericoli terroristici. D'altronde a livello mondiale il monoteismo, a cominciare dagli Stati Uniti, fa i suoi danni, sconvolge società, culture, paesi e civiltà, e la lotta del presente, la lotta del futuro è la lotta fra il monoteismo e il politeismo. Perciò anche in Italia, per fortuna in temi ancora contenuti, abbiamo questa necessità di ricordare che le persone, i cittadini, sono liberi, possono disporre di se stessi. Io ho una serie di alcune notizie in cui, fra le altre cose, il beneamato cardinale Scola sta chiamando alla guerra, cioè ho alcuni ritagli di giornali qui locali ed è abbastanza pesante la faccenda. Cioè praticamente si sta tentando di violare quelle che sono le leggi, quella che è la Costituzione della Repubblica, è abbastanza pesantino. Io ho alcuni ritagli di giornali che portano questo, ma non è di questo che oggi parliamo. Sì, no, anche perché ricordo che i monoteisti stanno lavorando in tutti quanti i campi, cioè nel senso che il monoteismo è sempre ignoranza, e voglio ricordare appunto che abbiamo una dimostrazione continua in ogni momento. Io dopo, se ho tempo, vi leggerò le percentuali dei professori di religione che hanno fatto i concorsi per diventare insegnanti di ruolo, e la percentuale di bocciati è terrificante. Pensate che i professori di religione sono in rivolta, hanno detto troppi bocciati al concorso. Beh, i sindacati hanno replicato, le commissioni sono regolari. Ecco, loro hanno protestato perché le commissioni che dovevano valutare gli insegnanti, che dovevano insegnare in tutte le materie, hanno esaminato i stati di religione, li hanno trovati impreparati e giustamente li hanno bocciati. Pensate, se non avessi fatto della commissione che garantiva i diritti di istruzione, si troveremmo quanti insegnanti impreparati. Infatti, era il mio terrore questo. Cioè, era... E solo un giornale ha dato la notizia. Volte troppi bocciati al concorso. Allora, questi qua pretendevano, perché insegnavano religione, di avere tutti quanti i titoli, di poter insegnare qualsiasi altra materia. Giustamente, in uno Stato che è ancora laico, non si sa ancora per quanto, e che in cui esiste qualcuno che pensa agli studenti, non al fatto che qualcuno si ispira a un Dio creatore e abbia una fede, ma dice che l'istruzione deve esserci, la formazione deve esserci, ha sottoposto ad esame questi, e le percentuali di bocciature arrivano anche al 22%, il che, se in un corpo di insegnanti non si parla di esami di scuola, ma in cui insegnanti vengono esaminati, e se arriva il bocciature nel vento del 22,22%, quasi 1 su 5, provate a pensare qual è la formazione, la cultura, cosa potrebbero dare questi se ci fossero state di manica larga, perché sono cristiani, sono cattolici, credono nel Dio unico e hanno la verità. Come vede, questi, il loro buon Dio non li ha illuminati a sufficienza, si vede. Beh, si potrebbe fare anche una protesta perché ne hanno promossi troppi, eh. Quello sì. Cioè, effettivamente, se tu pensi che 4 su 5 li hanno passati, che è già abbastanza pesante. Sì, ma io vorrei ricordare che le bocciature in norma vanno dal 3 al 7%. Cioè, sì, nelle persone normali parliamo di persone normali. Scappati mentali, come cioè, stiamo parlando dell'idiota, cioè
di quello che va a spacciare un Dio creatore, va a spacciare una provvidenza, va a spacciare dei principi che sono contrari al dettato costituzionale, e questo è una gravità enorme. Cioè, non è una cazzata, appunto, pensate che appunto questi non vanno a predicare a della gente che è già nel gregge, vanno dentro realtà scolastiche in cui ci sono bambini che hanno fiducia, genitori che delegano la scuola alla formazione, e si trovano persone che la loro cultura se l'hanno sono fatta dove? Su un Dio creatore che ha creato il mondo, su una Bibbia che impone, che detta, che ordina e comanda, e in cui le persone sono peccatori e devono essere sottomesse a Dio. Perciò lasciate nelle scuole pubbliche migliaia di insegnanti di religione, vedremo fra 5-10 anni se i problemi di integralismo che adesso attribuiamo ad altri monoteismi non ci saranno anche qua, perché ricordiamoci che il monoteismo è sempre integralista e il suo scopo è sempre quello di creare il terrorismo. Al di là delle connotazioni cattoliche, islamiche e ebraiche, la caratteristica di ogni monoteismo è il terrorismo. Sì, ma è solo quello, cioè non è che ci sia qualcos'altro e anche quello, capisci? No, è solo quello. Cioè, la cosa più micidiale è questa, cioè non è che ci sia un pensiero positivo e insieme a delle cose negative, esiste solo delle cose negative che arrivano al delinquere, cioè questo che è sconvolgente. Sì, e di conseguenza abbiamo l'attualità, il tema del referendum sulla fecondazione assistita. Io invito tutti quanti gli ascoltatori ad andare a firmare, perché già il firmare, che il referendum raccolga le firme necessarie che si possa votare o che si tenti di votare, implica già che esiste una fetta di popolazione che ha ben conscia quando sono i diritti degli individui e che certi principi religiosi non devono sconvolgere la comunità. Perciò questo è un tema di attualità. Adesso possiamo passare alle tematiche che sono più vicine. Allora, la tematica più vicina è quella di sabato 18 settembre, presso il Bosco Sacro di Jesolo, terremo il rito dell'equinozio, dottore. Il rito di entrata nel silenzio, entrata nei mondi, i mondi silenziosi. Il silenzio in antica Roma veniva celebrato alla fine dell'anno, in mezzo a tutto quel casino che erano i Saturnali e tutto il resto che veniva, che era Angerona la divinità. Noi invece lo celebriamo all'inizio dell'autunno, perché, come dice anche Francesco, è un tempo di bilanci, un tempo di vedere un attimino cos'è la nostra vita, è un tempo anche di vedere le cose. In realtà con l'autunno celebriamo in sostanza la fine di un'epoca, cioè la fine di un passaggio, di una trasformazione, e quando c'è la fine di una trasformazione c'è effettivamente il bilancio di ciò che siamo riusciti a fare e ciò che non siamo riusciti a fare. E i mondi del silenzio sono i mondi inversi del mondo in cui stiamo vivendo adesso. Adesso viviamo nel mondo della ragione e i mondi del silenzio ci circondano. Quando entreremo nei mondi del silenzio, il mondo della quelli diventeranno i mondi rumorosi e il mondo della ragione sarà un mondo di silenzio. Quando eravamo in pancia di nostra madre e siamo venuti alla ragione, ma questo l'abbiamo celebrato in primavera. Poi in estate abbiamo celebrato la conoscenza, abbiamo celebrato il fuoco, abbiamo celebrato la vita che esplode, la gioia e il piacere della vita. Adesso celebriamo l'entrata nei mondi del silenzio attraverso un rito che comprende anche la contemplazione proprio come attività magica del paganesimo, e poi quest'inverno ci troveremo tutti assieme a farci quella bicchierata e quella pizza, che sarà il celebrare la stasi, il momento della felicità, la goduria. Ma se c'è qualche sorpresa, che si riesca a organizzare qualcosa di diverso, perché appunto... Sì, ma... Claudio è sempre scettico sui rituali fatti con il freddo all'intemperie, però insomma. No, Claudio è anche scettico quando, cioè, quando i rituali vanno fatti, insomma, cioè un rituale deve avere anche la capacità di entrare nel tempo, nello spazio, di proiettarsi anche nella vita degli uomini, capisci? Questo più che altro. Stiamo seminando qualcosa che secondo me è molto grosso, cioè stiamo effettivamente seminando il futuro, perché i riti che abbiamo fatto finora hanno costruito una ritualità che è vecchia, antica ed è nuova allo stesso tempo, cioè richiama quello che è il vecchio e richiama quello che è il nuovo, e stiamo secondo me facendo un grosso lavoro. Io, mettendo insieme gli elementi della Iera, viene fuori effettivamente un manuale di erratica pagana. Ormai lo stiamo facendo, va bene. Tutto questo, l'appuntamento allora è per sabato. Oh,
Una cosa, permettimi Francesco, io arriverò sul posto circa sulle 2, 2 e mezzo, no? E mi metterò a preparare il luogo, il posto, tutto quello che serve. Se qualcuno arriva prima e mi dà una mano, non è che mi dispiace, Poi, sì, quando si arriva, io capisco che finalmente si trovano gli amici che non si vedono, si abbraccia, si parla, si discute, ci sono tante cose, insomma, io mi sto facendo un mazzo tanto, se mi date una mano mi fate un piacere, se poi non me la date va bene, accettato lo stesso. Vai, sì, beh, appunto, il rituale è importante proprio perché scandisce, dà dei punti di riferimento, dà dei cardini, dà una continuità, dà anche un legame. D'altronde il fatto che questi riti siano legati anche ad eventi stagionali lega la nostra vita, le nostre manifestazioni, il nostro vivere anche appunto a momenti che sono cosmici, proprio perché abbiamo scelto proprio anche eventi astronomici proprio perché ci legano moltissimo alla realtà che si attorno, proprio perché il paganesimo è fatto sempre sia sugli individui, sia sulle persone, sia appunto per quanto riguarda anche la realtà esterna, e questo collegamento appunto è un collegamento essenziale, proprio perché si deve sempre ricordare che le persone sono sempre legate, sono sempre vicine e non sono mai isolate, nel senso che esiste sia una comunità, ma esiste anche una realtà, esiste un ambiente, esiste appunto anche tutto quello che è attorno, esiste un universo in cui noi siamo inseriti, in cui siamo collegati, in cui la nostra sensibilità, il nostro osservare, le nostre azioni hanno una ripercussione, hanno anche appunto una necessità di ricollegarsi con questo. E i riti proprio servono proprio per ricordare questo, proprio logicamente il rito è il culmine, è la manifestazione o il raggiungimento di un certo procedimento, di un certo evento. Ma questo evento non è unico, è sempre collegato, è sempre mantenuto ed è sempre unito. E proprio il rito, il fatto che non ci siano riti, ma che ci siano moltissimi riti. Francesco, sì. Grazie per avermi coperto. No. Adesso è arrivata a trovarci la nostra amica che adesso si presenta. Io intanto ringrazio tutti quanti. No, l'amica non si presenta. No, è Francesco che si presenta l'amica adesso. Adesso il rito del solstizio e il solstizio del equinozio d'autunno che faremo sabato 18. E naturalmente venite il prima possibile. Allora, il luogo è il Bosco Sacro, l'indirizzo ormai tutti lo sanno, tutti avete i contatti per averlo. Sì, beh, se non c'è sempre il numero di telefono che è il 338 319 7720, in maniera tale che se servono sms, informazioni, a molti amici abbiamo avvisato anche appunto tramite le sms, in maniera tale che abbiano anche delle coordinate telefoniche alla via per poter raggiungere il posto. Però c'è sempre anche la possibilità di internet che dà anche le coordinate, anche perché se cercate su internet trovate molte foto del Bosco Sacro. Va bene, Francesco, cambiamo argomento, sì. Ti do qualche minuto così respiri un attimino. No, nessun problema, se vuoi partire, parti. Allora, niente, io avevo 2 o 3 programmi oggi, volevo sia parlarvi del cervello, le ultime scoperte che confermano il crogiolo dello stregone, sia parlarvi della contrapposizione fra il prologo con cui è stato scritto il codice di Hammurabi e il prologo con cui sono stati scritti nel Deuteronomio i 10 comandamenti. Allora, siccome devo dar tempo a Francesco di far questo, vi racconterò com'è la persona che ha scritto il codice di Hammurabi e com'è la persona che ha scritto i 10 comandamenti, così poi deciderete voi. Da quale cominciamo, Francesco? I 10 comandamenti o il codice di Hammurabi? Il codice di Hammurabi è più simpatico e più bello, perché ultimamente ho avuto proprio alcuni testi, alcuni miti riferiti al discorso proprio dell'antica Babilonia, e ci sono un'infinità di riti di cui c'è rimasto anche soltanto il nome, ma che sono molto evocativi. E uno, ad esempio, dei riti fondamentali era il rito conclusivo in cui si veniva posto, ad esempio, il tetto a un tempio, che è stato citato pochissimo perché è scomparso completamente il testo, però pensate che appunto esisteva un rito proprio per quando veniva messo il tetto. Logicamente sarebbe anche, da con le chiavi moderne della nostra psicologia, andare a comprendere il perché era così importante per loro il fatto dell'edificazione del tetto. Però potremmo anche usare delle chiavi di lettura che ci dicono che questo tetto è fondamentale perché dà la dimensione della nostra separazione tra il mondo, cioè che l'uomo è un qualcosa che può anche separarsi, che però questa costruzione finale deve essere ricordata. Il tempio che veniva coperto significa chiaramente che si delimitava lo spazio di cui agire. D'altronde gli uomini vivendo hanno questa necessità di delimitare l'azione in un certo tempo, che è la loro vita.
E questo è un parallelismo che può essere interessante, poi ce ne sono infiniti altri. Bene, allora io adesso comincerò di dirvi come Mosè fa i 10 comandamenti, così facciamo felice Francesco. Allora, questa è la persona Mosè. Mosè convocò tutto il popolo e disse: Israele, ascolta le leggi e le prescrizioni che io oggi proclamo ai vostri orecchi. Imparatele, custoditele per metterle in pratica. Il Signore Dio nostro ha fatto con noi un patto al monte Horeb. Egli fece questo patto non con i nostri padri, ma con noi, che siamo qui oggi ancora in vita. Il Signore vi parlò faccia a faccia sul monte in mezzo al fuoco, mentre io stavo, che figo che sono, fra il Signore e voi per riferirvi la sua parola, perché voi avevate paura di quel fuoco e non osavate salire sul monte. Questo è Mosè. E adesso preso dal Deuteronomio. E adesso vediamo invece chi è Hammurabi. La differenza fondamentale che vi invito ad osservare è che mentre Mosè delega tutto quanto al suo Dio, Hammurabi parla di se stesso. Quando l'eccelso Dio Anu, re degli dei Anunnaki, ed il Dio Enlil, re del cielo e della terra, che determina i destini del paese, hanno assegnato il supremo potere su tutti i popoli al Dio Marduk, primogenito del Dio Enki, esaltandolo fra gli dei i Gigi, allora, hanno magnificato il nome di Babilonia e l'hanno resa potente nelle regioni del mondo e per lui hanno stabilito un'eterna regalità dalle fondamenta solide come il cielo e la terra. Allora gli dei Anu ed Enki, per migliorare il benessere del popolo, hanno chiamato me, Hammurabi, il principe devoto che venera gli dei, perché proclamassi la giustizia nel paese, distruggessi il male e la malvagità, non permettessi al forte di opprimere il debole e sorgesse come il dio sole Samas sull'umanità ad illuminare il paese. Io sono Hammurabi, il pastore scelto dal dio Enlil, che accumula abbondanza e prosperità, che provvede in tutto a Nippur, la città legame del cielo e della terra, e che devotamente si occupa del tempio Ekur. Sono il re potente, restauratore della città Eridur, purificatore dei riti del tempio Yabzu, colui che ha attaccato le quattro regioni del mondo, che magnifica il nome di Babilonia, rallegra il cuore del dio Marduk, suo signore, e che ogni giorno presenzia il tempio di Esagil. Sono stirpe regale generato dal dio Luna, Sin, che tratta con munificenza la città di Hur. Sono l'umile e supplichevole che porta abbondanza al tempio di Exnulgal. Sono il re saggio che ascolta il dio sole, Samas. Sono il forte, colui che rinsalda le fondamenta della città Sippar, che orna con fronde il santuario della dea Aya, l'esaltatore del tempio Ebabar, per il dio sole, Samas, suo alleato. Sono il signore che ha fatto vivere la città di Uruk, che procura acqua in abbondanza al suo popolo e che ha innalzato la sommità del tempio Eanna, che accumula abbondanza per il dio Anu e la dea Ishtar. Sono il protettore del paese, colui che ha radunato le genti disperse delle città di Isin, che fa traboccare di ricchezze il tempio di Egalma. Io sono il grande drago dei re, fratello favorito del dio Zabab. Sono colui che ha saldamente fissato la dimora della città di Kis, che ha circondato di splendore il tempio di Emetseugsag, che ha consolidato i grandi riti della dea Ishtar, che si prende cura del tempio Ursaglam. Sono la trappola dei nemici a cui il dio Er, suo compagno, ha fatto raggiungere il suo scopo, colui che ha ampliato la città di Kuta, che a Maslan dispensa ogni cosa. Sono il toro selvaggio che annienta il nemico amato dal dio Tutu, che porta gioia alla città Borsippa, il pio che non trascura il tempio di Ezida. Sono il dio dei re, colmo di saggezza, che estende le piantagioni della città di Dinbab, che colma i silos per il dio Uras, il forte. Sono il signore, detentore di scettro e corona, conferiti dalla saggia Deamama,
colui che ha tracciato i piani per la città di Kes e che procura la dea Nintu vettovaglie pure. Io sono l'accorto, il perfetto, colui che fornisce pascoli e fontanili alle città di Lagas e Girsu, che assicura grandi offerte al tempio di Enunnu, che cattura i nemici. Sono il protetto della nobilissima dea Istar, che adempia gli oracoli della città di Zabalan, che rallegra il cuore della dea Istar. Sono il principe puro, la cui preghiera è ascoltata dal dio Hadad, colui che acquieta il cuore del dio Hadad, eroe della città Bitkarkara, colui che dispone le prerogative nel tempio Eud-Galgal. Io sono il re che ha dato la vita alla città di Adab e che si prende cura del tempio Ema. Sono il sovrano dei re guerriero, senza pari, che ha donato la vita alla città Maskan, Sapir, e che inonda di abbondanza il tempio Meslam. Sono il sapiente che guida colui che ha raggiunto la fonte della saggezza e che ha salvato le genti di Malgum dalla rovina ed ha posto l'abbondanza delle loro dimore, che ha stabilito offerte pure per sempre e per gli dei Enki e Damgalnunna, che hanno esaltato la sua regalità. Io sono il principe dei re che ha sottomesso gli stanziamenti del fiume Eufrate sotto il regno di Dagan, suo creatore, e che ha risparmiato gli abitanti di Mari e di Tutul. Sono il principe pio che rallegra il volto del dio Tispak, che offre al dio Ninazu vettovaglie pure, che ha salvato il suo popolo dal pericolo ed assicura il suo pacifico stanziamento dentro Babilonia. Sono il pastore delle genti, le cui azioni per la dea Istar sono ben fatte, che ha posto la dea Istar nell'Eulmassa, dentro la grande sede, Akkad. Sono colui che proclama giustizia, che guida nella correttezza il popolo, che ha rimesso il suo buon genio protettore nella città di Assur, che reprime i ribelli. Sono il re che a Ninive, nel tempio di Emesmes, ha promulgato i riti della dea Istar. Io sono il pio devoto ai grandi dei, il discendente di Sumu Lahel, il grande primogenito di Simubali. Sono eterna stirpe di regalità, re forte solo di Babilonia, che fa sorgere la luce sul paese di Sumer e di Akkad, il re che ha soggettato le quattro regioni del mondo, il favorito della dea Istar. Quando il dio Marduk mi ha ordinato di provvedere con equità le genti e far appendere al paese la retta via, ho portato equità e giustizia come espressione del paese e benessere del popolo. Ed ora le leggi. Se un uomo, eccetera, 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 lui che è rimasto anche re praticamente per 30 anni, oltre 30 anni a Babilonia, lui fa le leggi e dice: io faccio le leggi perché io sono il più forte. Io sono il più forte e io faccio le leggi. Gli dei mi guardano perché io sono forte. In questo in Mosè voi non lo troverete mai. Non è che dice che è solo perché è più forte, cioè dimostra la sua capacità di aver fatto le cose, di aver fatto tutto questo, ma che poi oltretutto storicamente le ha quasi tutte fatte, a parte gli dei, le preghiere eccetera, cioè le conquiste le ha fatte, cioè sì. Lui ha fatto anche tu una serie, ma aggiunge di anche una cosa, cioè che lui ha memoria delle cose che ha fatto e non, ha, cioè non dice per questo mi dovete venerazione, ma dice io sono capace di portare avanti questo e soprattutto non mi fermo nella mia opera, cioè continuo, aggiungo altre cose, non è perché ho raggiunto questo obiettivo che non ho altri traguardi, non ho altri scopi, io sono realizzato, cioè tutta la mia esistenza è un passaggio continuo in cui cose vengono edificate, cose vengono fatte, ma soprattutto non sono cose generiche, sono cose concrete. È che delle divinità, dice io a questa divinità sono caro proprio per il cuore, sono caro perché io faccio delle cose. Io faccio, nel senso che non è una venerazione slegata da azioni, ma è sempre legata a qualcosa. Identifica nel rapporto con la divinità un elemento molto essenziale, cioè qual è la cosa che la divinità preferisce e cosa gli può dare. E quando lui proclama giustizia, dice non permettersi al forte di opprimere il debole e sorgessi come il dio sole Samas sull'umanità e di illuminare il paese. Cioè c'è un senso nel fare le leggi, no? Cioè, ma per me c'è una parola che è chiave quando dice con equità. Cioè quando mai un profeta, quando mai qualsiasi che abbia un'ispirazione monoteistica dice io faccio le cose con equità, le faccio perché ho la verità, perché ho ricevuto la parola. Ma equità significa che io devo sapere amministrare, devo sapere riconoscere, devo avere gli elementi per comprendere queste cose, altrimenti come posso dire che io ho equità? E soprattutto si riconosce il valore dell'equità, nel senso che devo sapere identificare cosa ho di fronte, devo conoscere il suo animo, devo conoscere cosa agisce, quali sono le sue passioni, ma anche gli elementi concreti della vita,
le azioni ben precise per essere equo. E lo dice lui, lui che ha il potere. Che fa. Esatto, lo dice lui, che cioè, sono leggi che faccio io. Cioè io faccio queste leggi, sì, non... io sono questo e io faccio queste leggi. Ma non elenca le città distrutte, no. Elenca le città, esatto, che ha costruito, che ha salvato, sì. Cioè, o che ha difeso, esatto, o che ha mantenuto o che ha reso più potenti, esatto. Cioè, non è... Elenca i templi che ha arricchito, non i templi che ha distrutto, in effetti. Cioè, e questa è una prospettiva non da poco, perché proprio, cioè, significa chiaramente che non è di sottrarre all'esistenza, alla vita, alla cultura qualcosa, ma di continuare ad ampliare le prospettive. Che il suo pantheon non mi dice: io sono caro a un particolare Dio e questo Dio mi ha dato la forza. No, lui espone tutto quanto un pantheon, dice: esatto, questo pantheon io devo continuamente essere presente. Il fatto che lui si richiami a molte divinità implica anche che ha un motivo di culto, cioè, e di conseguenza deve coltivare infiniti rapporti. Ma se li coltiva con gli dei, li deve coltivare anche con la comunità. E questo proprio è un segnale che lui invia. Il fatto che lui elenchi proprio tutte le divinità gli dà una prospettiva concreta, che in ogni momento, perché ogni divinità può essere presente e deve sapere identificare per le sue caratteristiche, che significa che lui di fronte a ogni messaggio deve comprendere qual è il messaggio che gli arriva, da chi gli arriva e perché gli arriva, di conseguenza deve agire con conoscenza. Beh, in effetti anche questo passo è importante. Io sono il re che ha dato vita alla città di Adab e che si prende cura del tempio di Emà. Sono il sovrano dei re, guerriero senza pari, che ha donato la vita alla città di Mascar Sapir e che inonda di abbondanza il tempio Meslan. Sono il sapiente, la guida, colui che ha raggiunto la fonte della saggezza, che ha salvato le genti di Malgun dalla rovina ed ha posto l'abbondanza nelle loro dimore. Cioè, e l'azione è quella, sì, che conta. Cioè, mi sono forte perché ho reso forte gli altri, sì, ci capisci? Cioè, la mia forza è a disposizione degli altri, che è esattamente l'inverso di quello che è il concetto monoteista: io sono forte e tu ti metti in ginocchio, ci capisci? Che, sì, e va a invertire quelli che ma sono. Ma d'altronde l'elencazione dei nomi non è puramente sterile, cioè è finalizzata proprio perché sono dei contenitori di energia, sono un qualcosa che trascina, sono qualcosa che ha a che fare proprio col molteplice. E ricordare proprio il nome significa chiaramente che esistono qualità ben distinte, che esistono modi di fare, cioè che tu non puoi omologare tutto, cancellare tutto, ad esempio con la fede, con la sottomissione o con la verità. Dice: io non ho bisogno di esporre verità, io espongo che ho salvato quella popolazione, ma non sono il salvatore, ho salvato quella popolazione, ho arricchito quel tempio, ma altri tempi siete voi che dovete arricchirli. Di conseguenza, essendo equo, riconosco che anche gli altri possono fare questo. Sì, ma qui elenca una città e un tempio, probabilmente ogni città ha un tempio principale, no? Per cui lui salva la città e arricchisce il tempio, più o meno questo è il rapporto che c'è, anche, sì, perché il tempio è sempre il centro della città. Sì, però non lo cancella. No. Non ha niente, non è perché lui ha salvato la civiltà, non è perché ha salvato la città, quella divinità non vale. Cioè, dice a un certo punto: io sono il primo dei re che ho sottomesso gli stanziamenti del fiume Eufrate sotto il segno di Dagan, suo creatore, e che ha risparmiato gli abitanti di Mari e di Tutul. Sono il principe Pio che rallegra il volto del dio Tispak, che offre al dio Ninazu vettovaglie pure, che ha salvato il suo popolo dal pericolo ed assicura il suo pacifico stanziamento dentro Babilonia, per cui ha anche integrato gli extracomunitari, diciamo. Ha integrato moltissime cose, capisce? È notevole, cioè, questo prologo ti dà la dimensione di quello che è anche il senso religioso del fare le leggi, e giustifica l'accanimento che hanno la Bibbia contro Babilonia, sì. Beh, cioè, si comprende perché la Bibbia denigra sempre e usa in termini dispregiativo, negativo Babilonia, in realtà perché esistevano persone che avevano una concezione che era legata alla loro terra, cioè il fatto del stesso del fiume: io ho preso quel fiume, pur essendo una divinità, l'ha creata una divinità, però io, siccome questa divinità sfuggiva ai suoi argini, diventava pericolosa, io non l'ho cancellata, o l'ho resa nella condizione di poter convivere e di fornire una ricchezza alla città. Di conseguenza, cioè, non è che sia malvagia in se stessa, è che noi trainavamo un pericolo a questo pericolo l'abbiamo tramutato in un beneficio. Non abbiamo annientato, non abbiamo interrato, cancellato il fiume, ma abbiamo messo il fiume, gli abbiamo dato un suo corso, gli abbiamo dato una forma che fosse compatibile con la nostra, ma non potevamo cancellare quel fiume, se ben compreso, se ben indirizzato, diventava la nostra ricchezza. Esatto.
L'equilibrio che esiste fra gli uomini e il mondo, no? Cioè io sono ricco se il mondo è ricco, mentre invece il monoteismo è io devo essere ricco, tutti gli altri poveri. Infatti la Gesù di Nazareth dice date le ricchezze ai poveri, proprio diventate voi poveri, diventate tutti diventino poveri. C'è sempre l'esempio, dice questo il fiume Eufrate non è malvaso, non lo condanno, ma devo essere io creo gli argini. In realtà nella Bibbia abbiamo quando Gesù non ha i fichi, ma le dice il fico. Sì, esatto. Cioè, il rapporto è ben diverso. Cioè, significa sempre comprendere qual è la natura di una cosa e con quella natura saperci convivere, di conseguenza sapere anche aspettare, rispettare le sue dimensioni e permettergli che non diventino negative per te. Di conseguenza non può dire al fiume di non scorrere o di non fare. Sa che nella sua natura lui cerca di trovare una cosa che lì è compatibile o equilibrio, l'equilibrio. Esiste anche una direzione nel fare le leggi, e le leggi vanno fatte per arricchire il sistema sociale in cui viviamo, oppure possono essere fatte per immiserirlo, cioè qualcuno che vuole saccheggiare un sistema sociale, mentre invece un sistema sociale va arricchito. Perché? Perché un sistema sociale tanto più è ricco e tanto più è ricco il sistema sociale, cioè nel senso che tanto più è diffusa la ricchezza e tanto maggiore è il benessere e la qualità della vita. Cioè i faraoni quando costruivano le piramidi in realtà era un modo per distribuire la ricchezza, cioè ridistribuivano parte della ricchezza che avevano accumulato, perché davano a questi contadini la possibilità di lavorare e davano soldi e pagavano bene anche. Sì, ma una cosa che è anche significativa, il discorso che questo non era finalizzata in realtà schiavistica. In realtà noi sappiamo che la civiltà, ad esempio, dell'antico Eufrate è una delle più antiche, però sappiamo che ha prodotto migliaia di reperti, al contrario di una popolazione che, avendo un Dio unico che era giudice, ha impedito la manifestazione dell'arte, l'espressione figurativa, ha proibito il canto, ha proibito moltissime cose. Di conseguenza dopo appropriarsene per propaganda. Sì, vabbè, servivano logicamente, sai, per introdursi, per farsi accettare, per sconvolgere le altre società, bisogna pure adeguare questo. Cioè, d'altronde l'antropologia cristiana, ad esempio, ha fatto in questo senso moltissime cose con le popolazioni primitive, sono andate per studiarli, in realtà sono andate per deformarle per raccontarle cos'erano. Ma queste civiltà, al di là di quello che potevano essere, state capaci di creare una ricchezza diffusa, cioè proprio collettiva, proprio di massa, di società che era incredibile. Cioè, i reperti archeologici, pensate ad esempio nell'antica Babilonia, cosa è rimasto di solo di reperti archeologici? Cosa che ad esempio non è successo in Palestina, pur reputandosi una civiltà più antica o la civiltà. Sì, no. Cioè, la civiltà israeliana comincia nel 600 avanti Cristo. Sì, no, ma c'è loro ed è poverissima. Sì, no, ma loro si reputano, capito, i più antichi. In realtà, pur essendo i più antichi, hanno prodotto il meno. Al di là della disputa storica, probabilmente anche la visione religiosa portava a questo, perché se tu hai un rapporto che è problematico, conflittuale con tutta la realtà, in cui ad esempio temi le divinità degli altri popoli, temi le colline, le fonti sacre, è proprio di questo, tutta la tua energia non può essere utilizzata nel manifestare le tue capacità di comprendere il mondo, ma è concentrata nel reprimere la tua esistenza. Certo. E il monoteismo ha sempre fatto questo. Cioè, pensare ad esempio soltanto nell'Arabia Saudita, il Maometto che arriva e distrugge 999 idoli. Sì. Dopo cos'è successo della loro civiltà? Cioè, la loro civiltà ha subito l'invasione dei mongoli, è stata deformata, però non hanno più raggiunto quella capacità di espressione artistica che avevano prima. Ma cos'è successo? Cioè, non è che c'è stata una guerra nucleare, c'è stata una religione, una visione monoteistica che si è imposta. Che si è imposta in maniera proprio decisiva e fondamentale. Ha avuto solo 2-3 secoli di illuminismo che ha preso da Aristotele, da Averroè e altri, e poi è crollata immediatamente. Sì, ma che avevano occupato tutta quanta la tradizione greca, esatto. Di conseguenza, ma la tradizione greca, essendo stata annientata nella sua vitalità in quel momento da una presenza monoteistica, non poteva rappresentare un pericolo immediato dal punto di vista culturale. Il prologo al codice di Hammurabi, c'è tutto il codice Hammurabi completo, l'ho preso da Antiche leggi di Claudio Saporetti, I codici del vicino Oriente e edizione Edi Rusconi. Non credo che lo trovate in libreria, lo trovate sulle bancarelle al 50% adesso, fate un po' voi. Rusconi ha avuto delle traversie editoriali, perciò è normale che una buona produzione sia finita così. Sì, meno male, almeno è sulle bancarelle, poi qualcuno li manda anche al macero. Sì, purtroppo anche quello sì. Però quella è sempre una collana che fornisce, dal punto di vista della documentazione storica, al di là di chi possono essere gli autori, delle informazioni che sono consistenti, che sono notevoli. E proprio perché
ci fa comprendere quant'era la dimensione, la molteplicità delle culture e della capacità di comprendere la realtà, la sensibilità per tutto quello che gli era attorno. E questo è un principio che è basilare, cioè proprio tutte queste civiltà hanno l'indicazione di osservare la realtà, di osservare l'ambiente in cui si è, di osservare le energie che ci circondano, che ci conoscono. E questa è una cosa proprio fondamentale e necessaria, una cosa che ogni civiltà o ogni religione dovrebbe avere ancora adesso. Va bene, ci vediamo. Ciao. Bene, e allora quello che noi ci interessava in questo momento era mettere in luce quello che era la differenza nel fare le leggi che hanno i monoteisti, che ha il cristianesimo e che ha il pazzo di Nazareth, che ha un criminale come Mosè, che ha un assassino come il Dio dei cristiani, la differenza fra questo e invece il senso della legge quando nasce dal divino e nasce dal politeismo, nasce da una relazione fra l'uomo e il mondo. Cioè in pratica la legge non è più ciò che ti ostacola nella vita, ma è ciò che ti favorisce nella vita. Ed è una concezione giuridica, una concezione nel senso del fare le leggi, che va ad opporsi e che va a contrapporsi. Per questo abbiamo voluto mettere in luce quello che è il prologo del codice di Hammurabi, perché di questo prologo se ne parla pochissimo. In realtà i cattolici hanno tentato in tutti i modi di sparare le porcherie più immani che ci siano, fra le altre cose anche facendo credere che ci sia un'assonanza fra il codice di Hammurabi e i 10 comandamenti. In realtà non esiste nessuna assonanza fra il codice di Hammurabi e i 10 comandamenti, proprio perché e il codice di Hammurabi nasce dal respiro di libertà delle persone, mentre invece i 10 comandamenti nascono dalla necessità di stuprare le persone, di costringere le persone in ginocchio davanti a un Dio assoluto. Attraverso i 10 comandamenti si privano le persone anche del loro intimo, cioè si interviene nell'intimo delle persone, che è una cosa assolutamente inconcepibile nelle civiltà antiche. Sia nel codice di Hammurabi, che non si permette di entrare nell'intimo delle persone, ma parla semplicemente di delitti e di pene, chiaramente appartengono all'epoca le pene e i delitti, ma anche in Grecia, se voi leggete il discorso di Pericle, quando parla della Costituzione di Atene, lui dice che le leggi sono per i rapporti pubblici, ma nessuno va a dire al vicino cosa deve o non deve fare, nessuno deve permettersi di dire cosa si deve o non si deve fare, perché la casa del vicino, l'atto personale, la persona, è una cosa in cui lo Stato non ci deve mettere le mani. E questo in tutte le civiltà antiche, il concetto di sacralità della persona è qualcosa al di sopra di ogni cosa, è una cosa assoluta, è una cosa intoccabile, era una cosa preziosa. È soltanto con l'avvento del monoteismo che la persona viene ridotta a niente, viene ridotta ad oggetto, viene ridotta pezzente in ginocchio davanti al Dio padrone e naturalmente a tutta la gerarchia che lo rappresenta. La persona diventa lo schiavo sottomesso, l'oggetto di possesso, l'oggetto che si compra e che si vende, che è l'oggetto che è posseduto dal marito o che è posseduto dal padre, l'oggetto che è posseduto dal prete che lo può inquisire, l'oggetto che è posseduto dalla gerarchia cattolica oppure dal prete che lo compra e lo vende come uno schiavo. Ricordiamo che il cristianesimo ha portato la schiavitù fino al giorno d'oggi. Ancora oggi esistono nei paesi cristiani stati di schiavitù estremamente forte come retaggio della schiavitù istituzionalizzata dal cristianesimo. Alcuni papi avevano anche schiavi a disposizione. Per cui noi siamo davanti all'avvento del cristianesimo a una ferocia, alla negazione della persona, alla negazione dell'uomo e la trasformazione dell'uomo come oggetto di possesso, oggetto che viene posseduto dal Dio padrone e che in quanto tale deve distruggere la propria personalità, deve distruggere il proprio animo, deve distruggere la propria psiche,
perché questo anima e questa psiche deve essere sempre sottomessa al Dio padrone, deve essere sempre un oggetto posseduto dal Dio padrone, così l'uomo cessa di essere una personalità giuridica. Se noi oggi come oggi parliamo di Amurapi, Amurabi sarebbe il nome comune, ma Amurapi sarebbe quello scientifico, oggi parliamo di Amurapi, lo parliamo per questo codice che ci è pervenuto, non parliamo per i 30 anni in cui ha governato, per ciò che ha fatto o non ha fatto, e anche per la sua saggezza, perché fu estremamente saggio e prudente come re. Però parliamo per questo codice di leggi che serviva affinché il più debole abbia giustizia nei confronti del più forte. Però noi ricordiamo un altro personaggio per una cosa simile. Noi ricordiamo Napoleone Bonaparte. Napoleone Bonaparte è grande per una cosa simile. Ricordiamo che con Napoleone Bonaparte viene inserito nei codici il codice civile. Il codice civile viene elaborato da Napoleone Bonaparte, viene spinto da Napoleone Bonaparte, e grazie al codice civile le persone sono dei soggetti di diritto. Dopo 1500 anni di assolutismo cristiano, di negazione della persona, Napoleone ci permette di avere il codice civile. Il codice civile riprende quello che è i soggetti, gli individui, come dei soggetti di diritto. E allora abbiamo praticamente due personaggi che noi andiamo a citare. Abbiamo Amurabi, che lo ricordiamo per il codice, per le leggi che fece affinché il più debole abbia giustizia nei confronti del più forte, e ricordiamo Napoleone Bonaparte, chiamatelo come volete, ladro, bandito, tutto quello che volete, però ci ha portato il codice civile e ha portato il concetto di diritti della persona, diritti dell'individuo. Per cui questo abbiamo, e in mezzo abbiamo 1600 anni di orrore cristiano, 1600 anni di negazione della persona. Questa è la realtà della storia, non esiste una realtà diversa da questa. E quando qualcuno dice ma noi viviamo in una società cristiana, no, noi viviamo in una società che si è data leggi contro il cristianesimo, proprio per limitare l'orrore cristiano. Il codice civile è un codice per limitare l'orrore cristiano. La democrazia è un sistema di gestione dello Stato diverso dall'assolutismo cristiano. Il cristianesimo è assolutismo, Wojtyla lo ha dichiarato anche ultimamente, il cristianesimo non è una democrazia, no, è un potere assoluto che distrugge il soggetto uomo. Francesca. Se vuoi io leggerei qualcosina, però di capo giornalista. E ora, questo lo dice Jean Daniel, che è il direttore di un bello osservatore, dice cristiani, ebrei, islamici hanno ucciso in nome della religione, ma i religiosi non possono dire che il terrore non c'entra con la fede. Non diciamo noi, dice il direttore di Novello Osservatore. Dice, cosa invece non l'ha convinta? Le parole di molti religiosi, non importa a quale fede appartengano, ma sono tutti convinti che la loro sia una religione di pace, che il male sia qualcosa di esterno al Dio. Ognuno ha parlato del suo credo come se questo avesse l'esclusiva della fratellanza e della pace, eppure tutti cristiani, ebrei, musulmani, nei secoli hanno fatto la guerra uccidendo spesso in nome di Dio. Quindi la domanda... Il giornale è il Nouvel Observatore. Sì, è il direttore che parla. È difficile trovare un'identità basandosi sui principi interni alle religioni, anche perché tutte le fedi monoteistiche, lo dice lui, tutte le fedi monoteistiche tendono a imporsi sulle altre, a credere che la loro legge, i loro testi siano universali. E non lo sono. Per me la Bibbia ha lo stesso valore del Vangelo, del Corano, della Torah. Quello che importa è come si leggono e soprattutto cosa si fa. La verità è che da sempre sono state fatte guerre in nome della religione, anche se qualcuno tende a dimenticarle. Cosa propone? L'unità non la si trova in Gesù o Allah. Io ho proposto che le religioni non impongono i loro testi come una verità assoluta,
ma si riferiscono a qualcosa di comune e di esterno a loro. Non mi sembra che abbiano apprezzato. Quali fonti alternative? È la domanda. Basterebbe tener conto dei 10 comandamenti della Magna Carta, della Dichiarazione dei diritti dell'uomo, solo per fare alcuni esempi. In tutti c'è una comune aspirazione etica, una legge universale che appartiene a tutta l'umanità al di là delle fedi. Un esempio concreto, dire non si uccidono i bambini, è più concreto di quello che hanno ripetuto le religioni facendo poi nei secoli tutt'altro. Fedi nel cui nome sono stati uccisi adulti e neonati. Come vedete, il pericolo monoteista ebraico, cristiano, musulmano è identico. Non esiste, lui dice, e questo è un direttore dell'Università Osservatore, dice, la nostra società riesce a reggersi perché troviamo valori che sono esterni ad essi. E se ci sono soluzioni per la realtà contemporanea, per la realtà concreta, è soltanto trovando dei punti di riferimento, dei punti di contatto, delle visioni politiche di giustizia che siano totalmente altro rispetto al monoteismo. E questo è un direttore del Nuovo Osservatorio che dice questo. Soprattutto ribadisce chiaramente che il monoteismo è solo violenza, è solo imposizione. Tutti i monoteismi. Non c'è un monoteismo che ha qualcosa di migliore. Sono monoteismi che hanno sempre attaccato questo. E lui dice, la mia posizione di dire di trovare dei punti di riferimento che non siano all'interno del monoteismo non è piaciuta a nessuno. Eppure lui non vuole parlare di imporre una nuova fede, una nuova religione, ma di parlare per gli individui, per le persone, per le comunità, per i popoli. E questi popoli, se vogliono convivere e se possono convivere, lo possono fare esclusivamente se trovano una dimensione di riferimento che sia al di là del monoteismo. E questo è un direttore di un grande settimanale francese che dice questo, insomma. Sì, ma quello che diciamo noi in realtà era già detto da poche persone veramente, però era già stato detto. Sì, sì. E in realtà esiste una coscienza di che cos'è effettivamente il cristianesimo, di che cos'è la vita sociale monoteista, estremamente più sviluppata all'estero, diciamo così, che non in Italia. Purtroppo in Italia esiste sempre questa cappa di piombo che è il Vaticano e che attraverso le sue mafie gestisce tutti quanti praticamente la struttura sociale, per cui è inutile anche illudersi più di tanto di riuscire a venirne fuori. Si tratta semplicemente di portare le persone ad avere dei cammini virtuosi, cioè dei cammini diversi e di trasformazione, per cui si tratta effettivamente di andare a costruire quello che è un movimento religioso, perché se no le battaglie religiose vanno fatte all'interno di istanze religiose, non possono essere battaglie religiose fatte con istanze politiche, non ha assolutamente senso questo. E in realtà quello che fa effettivamente paura al monoteismo in questo momento è che il paganesimo è effettivamente la visione della vita di cui loro avevano più paura in assoluto. Accettavano tutto, dall'ateismo al laicismo, però il paganesimo per loro fa molta paura perché la libertà dell'uomo, cioè l'uomo che determina se stesso nella propria esistenza, praticamente fa meno di Dio e tratta alla pari con gli dèi. E questo per un cristiano è la cosa più inconcepibile che ci sia, insomma. Sì, no, ma infatti guarda, c'è stata una bella notiziola molto divertente che dimostra come il monoteismo sia incentrato non tanto sul diritto delle persone ma quanto sull'imposizione. E molte volte ci vengono dette appunto che nei paesi musulmani i cristiani sono perseguitati, in realtà è una guerra all'interno loro che chi è più fedele. Ma pensate cosa è successo a Beirut in Libano, un paese sotto controllo siriano. Le autorità cristiane hanno vietato il libro di Dan Brown e il codice da Vinci. E la notizia dice: il codice da Vinci non sarà più venduto in Libano. Le autorità cristiane infatti hanno giudicato il libro offensivo nei confronti del credo cristiano, in quanto afferma che Cristo si è sposato con Maria Maddalena e che ha avuto dei figli da lei. Cioè, un romanzo che non ha pretese di essere una ricerca storica fanno questa formulazione, poi ci si meraviglia dei Rashid, dei versetti satanici in cui appunto l'autore viene condannato da uno stato islamico, viene condannato a morte. Qui si è arrivato al punto che un paese come Libano, che ha avuto decenni di guerre per motivi di religione, esatto, nessuno ha protestato e anzi le autorità cristiane hanno trovato giusto proibire un libro che ha avuto un grande successo. Ma questo che è un romanzo che non ha neanche
la volontà dell'autore di fare un libro di storia, ma di scrivere un romanzo. Bene, e pensate che il giudizio, ovvero lo porto fra virgolette, giudicato un libro offensivo nei confronti del credo cristiano in quanto afferma che Cristo sia sposato con Maria Maddalena e che ha avuto dei figli, chiuse le virgolette. E questo qua appunto è avvenuto nel Libano. Logicamente nessuno ha protestato, proprio perché il monoteismo, come vedete, in cosa è incentrato? Nel vietare i libri, proprio perché rappresentano dei pericoli. Ma questo è un romanzo, un semplice romanzo, eppure viene vietato dalle autorità cristiane. E viene venduto come un romanzo, cioè senza nessuna pretesa né di verità né di niente. Sì. E questo esempio è uno dei piccoli passaggi. Logicamente questi sono cristiani. Perché nel libro non lo fanno? Perché hanno più potere. Se questo potere l'avessero anche in un paese occidentale come l'Italia, sicuramente ben altri libri verrebbero proibiti. D'altronde sono sempre esperimenti, si comincia sempre dalla periferia ad applicare piccoli esperimenti in certe zone in cui non si trovano ostacoli, vedere come va. Una volta che le cose vanno bene, si pensa di esportarle, di farle meglio, di affinarle, ed è questo che sta avvenendo. Logicamente nessuno andrà a protestare in un paese come il Libano, a parte se qualche associazione culturale si è mossa, però sì. Sono sempre realtà molto marginali e minoritarie, che non avranno certo l'impatto che sui mass media, anche perché in Occidente nessuno andrà a dire che nel Libano i cristiani vietano un libro, perché non è politicamente corretto, non è politicamente bello dire che il monoteismo della versione cattolica cristiana vieta un libro. Eppure lasciateli fare. Ma pensate che siamo partiti ricordando la percentuale di insegnanti bocciati, ignoranti, non ho neanche letto quel libro, bocciati nelle scuole italiane che volevano andare a insegnare, e leggiamo che gli stessi cristiani, che loro a cui vanno a insegnare religione in Libano, vietano un libro. Possiamo pensare cosa sta facendo il monoteismo. Pensate appunto cosa scrive, ad esempio, Jean Daniel, direttore del Nouvel Observateur, dice chiaramente: il monoteismo è un pericolo e continua a farlo, proprio perché, e per uscire da questa dimensione, dobbiamo trovare un punto di riferimento che sia esterno dai testi sacri, e questo è fondamentale. Va bene, Francesco. Sì, anche perché io vorrei anche fare una cosa che dà la dimensione di come si è creata la cultura italiana. Allora, è l'anniversario della morte di Monna Pozzi. Partiamo da questo. E voi sapete che voi conoscete un certo Bernabei. Un certo Bernabei è stato per molti anni cattolico, cristiano, direttore della RAI. E nella sua recente intervista ha fatto una bella dichiarazione. E si parla delle varie polemiche che ci sono state sul discorso morale. E lui parla di... Allora, e vi leggo solo la parte più interessante. Dice Bernabei, ex direttore della RAI: fecero sapere ai nipoti di Pio XII che quel Guala, che era un direttore di allora, stava preparando dei programmi amorali. Il Papa non ci voleva credere, ma si fece portare una TV da Suor Pasqualina, e così il sabato sera, 5 minuti prima che cominciasse il varietà, uno dei dirigenti ordinò alle ballerine di togliersi le sottane, e queste ballarono così, senza gonnellino, con gli slip personali. Domanda: la trappola funzionò? Altro che, l'osservatore romano minacciò la rottura del concordato, visto che si era violato il carattere sacro della città di Roma. Minacciò la rottura del concordato. Ecco. Per cosa poi? Non per una trasmissione politica contraria, ma perché, come sempre, si diceva che le persone sono libere di guardare quello che vogliono, cosa c'era di scandalo? Eppure pensate appunto che fu sufficiente dire ai nipoti di Pio XII che c'era un programma amorale. L'osservatore romano allora minacciò la rottura del concordato perché si era violato il carattere sacro della città di Roma. Vedete come nei piccoli particolari, nelle cose insignificanti, nelle cose ridicole che fanno ridere, in realtà come il monoteismo cattolico cristiano abbia imposto una certa cultura anche in Italia. Digli che minacci oggi di rompere il concordato. Io mi sfido, cosa devo fare? Mettermi nudo? Vabbè, come faceva Pepe Bisetto, va venuto in Piazza San Pietro. E dopo Pepe Bisetto, dopo 15 anni, dice: oh, non c'ho io! Avrebbe la sua rivincita. Cioè, sono stato profeta. Sono stato profeta, gliel'ho insegnata io. Sì, è come quelli che...
i giornalisti che spiegano come si fanno le bombe sperando che qualcuno me le metta in faccia, le metta davvero, no? E visto, siamo stati profeti noi, insegnato. Sì, in effetti è... Possiamo fare degli auguri, Francesco? Sì, facciamo sì, degli auguri, sì, dai. D'accordo. Facciamo degli auguri. Allora, fatemi trovare il nome nell'articolo e gli facciamo anche tanti, tanti auguri.